Con il Maggio Teatino 2022 tracciamo un segnale di ripartenza. Così il sindaco di Chieti Ferrara annuncia gli appuntamenti dei giorni di festa dedicati al patrono. L'11 maggio si inizierà alle 17 con il DJ Calabrese, 49 anni di origine svizzera, propone musica dance elettronica che riscuote successo in tutto il mondo. Alle 21 invece arriverà con la sua musica improntata al tema dell'amore Michele Zarrillo. Un Maggio Teatino importante, l'obiettivo dell'amministrazione è creare eventi nel corso di tutto l'anno, ci stiamo riuscendo nonostante le poche risorse a disposizione, stiamo intercettando sponsor privati e riteniamo che così si possa amministrare bene. Finalmente la festa del Santo Patrone viene celebrata a dovere anche con eventi in città, non si tenevano da qualche anno, non c'era un artista di richiamo diversi anni e siamo felici che riusciamo a portare non solo un nome importante per quanto riguarda la musica pop italiana, ma anche un'altra serie di eventi a color orario già dal pomeriggio. Michele Zarrillo è un artista che tanti anni fa è già stato a Chieti, poi ha avuto anche un'ospitata nel circolo degli amici negli scorsi anni, è proprio così che siamo riusciti a ingaggiarlo, perché insomma il suo cachet altrimenti era molto più importante, invece lo facciamo a una cifra più contenuta e in una formazione ristretta, sarà diciamo in acustico, ma si presta anche la location che è la nostra bellissima cornice della villa comunale. Ci sarà un villaggio per i bambini lungo il corso già dalle 17, ci saranno dei musicisti itineranti lungo il corso Marrucino, ci sarà un DJ set a cura di Arturo Caprone con un DJ di grande richiamo a livello italiano che è Calabrese nella seconda fontana. Gli eventi di musica contemporanea saranno due. Oltre la musica sensuale del DJ Calabrese, si esibirà al Bella Vista il 14 maggio anche la band Crazy P, una band di Manchester in voga nei club per la sua musica R&B, disco ed elettronica. Entrambi i gruppi, fa sapere il DJ Arturo Capone, organizzatore per l'occasione, non graveranno economicamente sulle spese dell'amministrazione.